Risto Pizzeria Manu, il piacere della pizza, esattamente come ami tu. Ristorante e pizzeria La Villa dei Principi, al Corso Vittorio Emanuele, ad Angri. Alle primarie angresi si sono confermati sostanzialmente i numeri del novembre scorso. Infatti alle urne sono andati circa 1000 elettori così suddivisi, 761 nel seggio del PD che è stato allestito nelle sale adiacenti all'ex Casa dei Combattenti in Piazza Doria e 417 elettori che si sono portati presso il seggio di Sinistra Ecologia e Libertà in Corso Italia. Si conferma così il successo di partecipazione e di democrazia che hanno premiato entrambi i partiti politici. Giovanni Troiano si ritiene soddisfatto con i suoi 417 voti, mentre è stata una bella affermazione anche per Gina Fusco. Terminato lo spoglio, ecco i risultati dei candidati alla Camera dei Deputati di Salerno per le primarie del PD. In sintesi il prospetto dei voti. Sicuramente Fulvio Bonavitacolo avrà un posto nella lista, con 8.756 voti. Quello che delude però è Francesco Bottoni, che ha ricevuto appena 224 consensi. Bene Gina Fusco con i suoi 2.742 voti. Accedono i primi otto della lista, che tra Camera e Senato, che si piazzeranno in maniera utile, ricordando che le primarie si sono svolte su scala provinciale. Mentre il collegio Camera 2 Campania comprende le province di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Nella formulazione della lista potrebbe restringersi però ulteriormente il campo degli aspiranti candidati, aggiungendo che i capi lista del Senato e della Camera saranno di indicazione nazionale. La formulazione quindi della lista potrebbe far peggiorare le opportunità dei migliori piazzati, poiché nella loro estensione si dovranno necessariamente usare parametri non comparabili tra loro, diversi, ma che genereranno sicuramente rivendicazioni e possibili ricorsi, poiché la posta in palio è molto alta. La seduta di consiglio comunale di fine anno ha portato una novità tra gli scranni. Con la nomina ad assessore di Daniele Selvino entra in consiglio comunale per surroga il giovane Luigi Mascolo, già membro del CDA di Angri Ecoservizi e primo dei non eletti in una delle liste di appoggio al candidato sindaco attuale Pasquale Mauri. Luigi è anche figlio di un altro ex assessore negli anni 90, Marco, che per molto tempo tenne le deleghe all'ambiente negli esecutivi allora targati DC. Sugli scranni hanno preso inoltre posto anche i tre nuovi revisori dei conti. Il collegio di supervisione, secondo le nuove norme disposte dal decreto ministeriale del 27/11/2011, è stato indicato tramite procedura di sorteggio dalla prefettura di Salerno. I tre revisori sono Giuseppe Canzano, Domenico Ferraro, Giuseppe Gennarelli. Il compenso del presidente è di 14.879 euro annui, mentre per i due membri del collegio il compenso si aggira sui 9.918 euro. Bilancio approvato in tempo di record dell'amministrazione del sindaco Cosimo Annunziata, una delle poche tra i comuni dell'Agro a vantare un obiettivo centrato e impervio, quello di raggiungere l'approvazione del bilancio. La Giunta Comunale ha infatti approvato la proposta di bilancio previsione 2013, ratificata poi successivamente dal Consiglio Comunale con un solo voto contrario, ma preventivamente messo in discussione da alcuni esponenti dell'opposizione che avevano sollevato una polemica circa le aliquote IMU per l'anno 2013, uno dei punti all'ordine del giorno.
I consiglieri di opposizione Schiavone e Marrazzo avevano infatti inviato una lettera al prefetto di Salerno, al presidente del Consiglio Comunale e al segretario comunale, indicando le motivazioni per cui si richiedeva il rinvio, principalmente dovuta ad un'analisi della documentazione ricevuta e della quale Marrazzo e Schiavone avevano sottolineato le entrate IMU 2013, che non erano state ripartite come previste dal disegno legge di stabilità 2013, il cosiddetto decreto Salva Italia. Un'anomalia prevista anche dal responsabile finanziario, che dovendo ripartire il ricavato dell'IMU al 50% con lo Stato, al fine di meglio tutelare l'equilibrio di bilancio, propone di deliberare anche le maggiorazioni delle aliquote IMU 2013. Gli due consiglieri, pertanto, avevano chiesto la redazione di un nuovo bilancio di previsione, poiché, secondo Marrazzo, non tenendo presente le nuove variazioni, si sarebbe ritrovati con un incasso raddoppiato, visto che il 50% delle aliquote non va più allo Stato, ma rimane al Comune. A seguito di tale situazione, però, l'assessore ai tributi Tono si è impegnato subito ad abbassare le aliquote nel caso quelle incassate fossero maggiori di quelle preventivate. L'assessore ha inoltre effettuato una rimodulazione delle aliquote IMU per i diversamente abili, abbassandola dallo 0,40 allo 0,30 e aumentate quelle sulla seconda casa che è in stato di locazione. Chiudiamo quest'ultima edizione del TG del 2012 con la significativa natività animata dal gruppo parrocchiale della Chiesa Regina Pacis di Angri. Immagini trasmesse dall'oratorio San Filippo Neri che vogliono trasmettere essenzialmente un segnale semplice di speranza, che la nascita del piccolo bambino Gesù, il Salvatore per antonomasia della cristianità. Immagini che rappresentano simbolicamente tutte le ritrovate raffigurazioni viventi della natività. All'ombra della crisi si sono rinsaldate miracolosamente le tradizioni popolari, l'evento dei giovani che si avvicinano con speranza a questi momenti suggestivi ed emozionanti. Questa natività voglia rappresentare l'epicentro della rinascita e dello slancio, possa essere anche modello per grandi e per piccini, un profondo legame con il territorio e le ataviche tradizioni, la vera riscoperta in questi tempi difficili, ma superabili, del stare insieme. In questa rappresentazione vegliata da Don Romualdo Calcide c'è un nuovo slancio a crescere bene senza pregiudizi. La rinascita, nel caso qui la nascita, è più di uno scontato cliché, è soprattutto la voglia di un nuovo slancio per la comunità, che può essere quella di Via Nazionale o di un qualsiasi quartiere dell'Agro, pronto a riverdire fede, tradizioni e memorie. Auguri dalla nostra redazione, che vi sarà sempre vicina e nel migliore dei modi possibili, mutuando Voltaire. Il Parlantino, il luogo ideale dove poter gustare tante specialità, pizza, panuozzo, rosticceria, sfizi vari e tante altre gustosissime specialità della casa. Pizzeria Il Parlantino. Emilio Orlando, insieme alle più grandi firme, vi aspetta in via delle Fontane ad Angri. L'originalità ai tuoi piedi.